A Taormina la decima edizione di Taormina Book Festival, un appuntamento di alto livello che dal 2011 vede la Perla dello Ionio popolarsi di illustri personalità della letteratura e delle arti, esaltandone ancora di più la già innata bellezza. Così dall'1 al 5 ottobre Taormina vedrà tutta una serie di eventi che si svolgeranno in alcuni luoghi e palazzi simbolo della città, per culminare nella serata di gala del 3 ottobre al Teatro Antico, nel corso della quale verranno consegnati i Tao Book Awards ai due premi Nobel per la letteratura, il peruviano Mario Vargas Llosa e la bielorussa Svetlana Alexievich, al premio Strega Giorgio Montefoschi e al regista Pupi Avati. Cultura ed arte in tutte le forme a Tao Book 2020, che vedrà fra i principali protagonisti l'artista di fama internazionale Giuseppe Patanè, la sua mostra Revelations, allestita nell'ex chiesa del Carmine e curata dalla storica dell'arte Carmen Bellalba, che la definisce nuova epifania. Una forza rigeneratrice primordiale che può generare bellezza ed entusiasmo, fil rouge della manifestazione, si potrà visitare fino al 5 ottobre. Al vernissage della mostra erano presenti l'ideatrice e direttrice artistica di Tao Book, Antonella Ferrara, ed il maestro Giuseppe Patanè. L'arte è sempre stata protagonista del festival, perché Tao Book è un festival in cui la letteratura si pone in connubio con le altre arti, e quindi segnatamente le arti pittoriche, le arti performative, le arti creative e anche la musica e il cinema. Nello specifico per noi è stato molto importante e stimolante l'incontro con l'artista Giuseppe Patanè, perché rispecchia un tipo di arte che affine ai filoni principali del festival, che quest'anno sono dedicati al tema dell'entusiasmo. E inoltre la plasticità e anche la versatilità dell'arte espressa da Giuseppe Patanè, in alcuni casi e per una parte della mostra nata durante un periodo molto critico, che è quello dei mesi del lockdown, ci dava l'opportunità di partire anche con il settore artistico all'insegna di un rilancio sotto l'egida appunto di questo macrotema, che è una categoria dello spirito, che è l'entusiasmo. Quindi ci è sembrato un abbinamento perfetto, e in ultimo per noi valorizzare e promuovere artisti che esprimono la Sicilia, che vengono dalla Sicilia, che creano in Sicilia, è perfettamente coerente con la genesi di Tao Book, che è stata sempre volta a valorizzare l'arte in tutte le sue espressioni, soprattutto quando nasce da questa terra in cui questo festival ha deciso di nascere e di svilupparsi. E sarà un privilegio essere vestita da Giuseppe Patanè per diciamo, indossare dei look, perché questo è il termine giusto, indossare dei look è anche una visione, quindi essere portatori attraverso l'abbigliamento, attraverso dei capi, di una visione, quindi sono onorata di questo. Revelations è la mostra che fino al 5 ottobre verrà ospitata nell'ex chiesa del Carmine all'interno di Tao Book, ma Giuseppe Patanè sarà il protagonista anche della serata poi di gala di Tao Book. Sì, grazie a Antonella Ferrara, ovviamente patron della manifestazione, che la vede protagonista la decima edizione. Per questa decima edizione mi ha scelto nella mia duplice veste come stilista fashion designer, perché sarà lei ad indossare dei look da me scelti ovviamente con le sue approvazioni, e pertanto alla serata di gala al Teatro Antico di Taormina ci sarò io nella veste di fashion designer, e qui all'ex Chiesa del Carmine sarò protagonista indiscusso, perché una mia personale prendo tutti gli spazi, compreso la cripta, per esporre delle opere mie. Opere scelte dal critico storico Carmen Bellalba, che è qui nella veste di curatore. Carmen Bellalba, che segue il mio percorso artistico sin dai primi passi, e qui è la volta di Revelation, altro titolo, altra corsa, altro stimolo. Questa è una mostra rivelatrice, ma in perenne mutamento, una sorta di denuncia che annuncia
tutto quello che stiamo vivendo, pertanto anche questa aggressione da parte del virus che ci vede costrette a determinate regole. Ho la mascherina, giuro, ma per l'intervista ho ritenuto opportuno non indossarla. Revelation racconta percorsi di vita, c'è un mix di opere scelte appositamente dalla curatrice per spiegare questo perenne mutamento. Ovviamente basta collegarsi sul sito, scaricare il catalogo per avere un'idea ancor più chiara. In questa sede ci sarà munito di un QR code che, avvicinando, ormai siamo tutti muniti di un telefonino, di un tablet, che scaricando col QR code abbiamo la percezione di poter leggere il vero significato di questa mostra.